Grazie ospite di questa ennesima puntata di Regia Channel, Cristiano Giaroni. Lens Solution, intanto ti chiediamo qual è la peculiarità delle tue aziende? Beh, facciamo software, quindi sviluppiamo software di varia natura e relativamente un po' a quello che ci chiedono i nostri partner e clienti, noi progettiamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni che siamo in grado innanzitutto di risolvere delle problematiche aziendali e poi nello stesso tempo di creare anche cultura informatica e crescita. Quindi siamo nel nostro ambito la comunicazione. Come si sta evolvendo la comunicazione? Che noi tutti i giorni siamo impegnati in questo, portando avanti l'immagine della Reggiana. Beh, diciamo che si parla di quante informazioni, quindi di quanti dati si muovono oggi nel mondo. Un dato penso che sia stato pubblicato è che Google raccoglie in un giorno una quantità informativa come un secolo 50 anni fa, quindi le stesse informazioni che viaggiavano nel tempo di un secolo 50 anni fa fino a 50 anni fa, oggi le raccogliamo, le raccoglie Google in un giorno. Quindi questo significa che il valore delle informazioni è cambiato, le informazioni non hanno più tutto quel valore che avevano magari a livello di contenuti, però a livello di quantità sono in grado di essere archiviate con una mole talmente grande che l'importanza è assoluta. Quindi noi dobbiamo evolverci sotto questo profilo dell'informazione. Tu dicevi che è cambiato anche il modo di approcciarsi all'ipotetico cliente. Sì, diciamo, questo è un discorso a livello commerciale, valgono comunque logiche passate, cioè la capacità di lavorare bene, con serietà, di produrre dei buoni pacchetti rimane sempre fondamentale, a meno che non si abbiano dimensioni da multinazionale. Da un punto di vista invece proprio della comunicazione a livello personale, quindi di come le persone usufruiscono delle informazioni, invece i dati sono di libero accesso per una moltitudine di individui, basta avere un telefono, e quindi questo ha cambiato radicalmente anche il modo in cui le aziende si possono approcciare tra di loro e nei confronti dei privati. Questo vale anche per la Reggiana Calcio? Questo vale anche, io credo, anzi sicuramente anche per la Reggiana Calcio, che ha la necessità comunque di rivolgersi in modo molto, molto più diretto a, non solo alle società, ai partner, ma anche direttamente ai tifosi. Tu sei anche presidente del Club Granata Beppe Alessi, che è il primo club, diciamo, del nuovo corso. Del nuovo corso, sì. Ecco, anche in questa veste credo che ci saranno delle novità. Certo, stiamo cercando di, stiamo preparando una serie di strumenti che faranno sì che il club avrà una connotazione moderna sotto questo aspetto, quindi un club che, al di là che cercheremo di organizzare comunque trasferte, cene, aperitivi, come un club classico, però nello stesso tempo cercheremo di dare una connotazione informatica e quindi web a livello di social, in modo da fornire dei servizi nuovi ai nostri tifosi e a chi vorrà, diciamo, acquistare la tessera. Quindi adesso entriamo nella parte di Cristiano tifoso. Cosa ti aspetti per il prossimo anno? Io credo che la cosa più bella degli ultimi anni sia stata la curva contro il Bassano, quindi rivivere una giornata di questo tipo sarebbe bellissimo indipendentemente dai risultati. Io credo che sia meglio fare tanti anni belli crescendo poco per volta per arrivare poi a strutturarci bene come società e come squadra, piuttosto che fare un exploit e poi tornare, diciamo, negli anni, fino a 10 anni fa era veramente buio, insomma, ci si divertiva poco. Quindi sottolineare un aspetto, società forte, squadra forte se società forte. Cioè, sì, questo sicuramente. Non credo che sia possibile avere una società forte se non c'è una struttura che abbia la capacità di organizzarsi nella maniera giusta. È chiaro che un po' di soldi si vogliono, però non è necessario essere ricchi. È necessario avere le idee chiare, ed è necessario, diciamo, promuovere un disegno che anno dopo anno faccia vedere ai tifosi che, insomma, le cose stanno
andando verso una direzione. Chiudiamo con una battuta: di padre in figlio, mi sembra che tuo padre abbia trasmesso la passione granata a te, e anche tuo figlio mi sembra che... Beh, mio figlio credo che quest'anno abbia mancato una partita allo stadio perché aveva la febbre a 39, altrimenti lui è sempre presente. Poi l'avrai visto anche tu, Rainer, sì, perché è spesso... Quindi, mio figlio è il primo tifoso della Reggiana. Ah, tra l'altro, mio figlio è uno di quelli che stimava tantissimo Petkovic, tutti i giorni mi ripete che dovevamo tenere Petkovic. Quindi, Appuntamento al prossimo appuntamento al prossimo anno.